passione è nata a partire dall'infanzia, dalla primissima infanzia, quindi a partire dall'asilo. È nata in me come una sorta di scintilla, una sorta di amicizia nei confronti di Gesù che è cresciuta negli anni, pur non avendo mai escluso altre strade, però questa scintilla della fede, dell'attenzione al sacro, a Cristo, la Chiesa è andata crescendo, quindi è diventato via via con gli anni un focolare che si è arricchito di molte esperienze, di molte persone, a partire dalla mia famiglia, da tanti religiosi, sacerdoti, suore che ho conosciuto che hanno arricchito questa bellissima esperienza di fede, finché poi a 18 anni ho fatto la scelta se proseguire con l'università oppure entrare in seminario e ho optato per la seconda strada. E questa scelta l'ho vista in continuità con tutta quella crescita di fede nei confronti di Dio e questo mi ha portato un grande entusiasmo, una grande gioia. La mia famiglia ha accolto con serenità il mio ingresso in seminario con anche grande serietà, nel senso mi ricordo i miei genitori che mi hanno detto non importa se tu entri in seminario o prosegui con l'università, l'importante è che ciò che farai lo fai con serietà, con impegno e metti tutto te stesso, tutte le tue energie per realizzare questa strada. Poi all'inizio c'era anche un po' di preoccupazione, la distanza, la lontananza dalla famiglia, dalle amicizie per un tempo disteso, però questo poi negli anni, diciamo, è diventato anche un tempo di attesa, anche di desiderio, poi di rincontrarsi, di trovarsi. Poi il sabato o il lunedì quando torno a casa. Tutta la mia crescita nella fede è stata accompagnata da un santo che è San Giovanni Bosco, quindi il santo dei giovani, il quale dava alcune indicazioni molto chiare per come un giovane può essere santo. Tra queste c'è l'allegria, anzitutto, e questo mi ha caratterizzato un po' il mio stesso percorso, quindi una grande gioia nel servire, la gioia anche nel relazionarmi con Dio, con le altre persone. E poi mi ha colpito Don Bosco la sua attenzione che aveva per ogni ragazzo. Quindi queste caratteristiche che ho notato e ravviso molto splendide in Don Bosco le desidero fare anche mie. Lui diceva due qualità che deve avere l'educatore, l'amorevolezza e la ragionevolezza.